Ciao, benvenuto a questo tuo video di oggi. Bene, qui ti parlo del concetto di magia in musica. Bene, ti devo dire una cosa che penso veramente che non esista la magia, non esista la magia come la si intende. È un po' come, hai presente i trucchi di magia? Non esistono, sono illusioni, sono semplicemente il fatto che una persona sa esattamente che cosa fare e in quel modo crea l'illusione che ci sia della magia dietro. Crea queste cose, e la musica è la stessa cosa, quando tu senti una forte emozione di un certo tipo o ti porta a saltare o ballare. In realtà è una questione di leggi, è una questione di leggi fisici, fisiche e di semplicemente un principio, semplicemente di matematica. Dietro c'è della matematica, ci sono dei principi matematici. L'allegria è un principio matematico, la tristezza è un principio matematico, sono frequenze di cui si sa che se si fa una cosa si ottiene una cosa, se se ne fa un'altra si ottiene un'altra, se fai un accordo maggiore suona in un modo, se fai un accordo minore suona in un modo, a livello statistico chiaramente. Ed è qui il punto che fa la differenza. Quello che fa la differenza sta proprio nel concetto che tu proprio devi conoscere queste regole, queste leggi, le sfere di dimensioni emozionali, la tua identità, proprio perché in questo modo sei in grado e sei capace di usare questa tra virgolette magia a tuo favore. È importante capire proprio che ci sono dei concetti. Se suoni aggressivo suoni aggressivo, se suoni lento suoni in un modo, se suoni tipo accordi di quarta suoni in un certo modo, bassi, midi, se usi gli accordi aumentati suonano oscuri, dark. E tutto questo non è magia. Se tu senti le colonne sonore sanno benissimo come provocare un certo tipo di emozione. E tu dici, ma come fanno? Fanno perché sono praticamente delle leggi matematiche, la legge della probabilità. La composizione è un'abilità come tutte le altre che impari. Se tu ad esempio nell'arte del parlare in pubblico sai esattamente come farlo, sai esattamente come essere reale, come esprimere le proprie emozioni, sei in grado di creare una magia verso di te, un carisma. Stessa cosa la musica. La musica è lo stesso principio. Volevo sfatare questo mito della magia. Ovviamente devi creare della composizione naturale, spontanea, pazza, tutto quello che vuoi ma naturale. In questo modo creerai una sorta di magia, ma la magia intesa tutto viene e crea qualcosa di che non ti aspetti così, no, ci sono dei concetti dietro. Ciao, possiamo in.